Però sbaglio a dire che insomma se c'è questa allerta 2, magari se usiamo un po' meno tecnicismo. Io sono abituato a parlare con voi del limite, vi apprezzo perché oltre ad essere bravi, ma veramente bravi nel dare previsioni, ogni tanto usate anche una gergalità non per addetti ai lavori, con noi comuni mortali. L'allerta meteo 2 è di tipo pericoloso. Allora, innanzitutto facciamo una premessa molto importante, perché Certo. ho sentito dire anche dal nostro sindaco che vorrebbe anche cambiare un po' la scala di gradazione di queste allerte. Il problema più importante è che bisogna dire alla gente che non è il tipo di allerta che crea i disagi e crea le devastazioni, ma sono purtroppo gli eventi. A volte non prevedibili con largo anticipo, ma che possono essere monitorati in tempo reale e quindi con le giuste precauzioni si possono, secondo noi, salvare anche delle persone umane. Quindi il discorso allerta 1, allerta 2, allerta 3, allerta massima, lascia un po' il tempo che trova. Voi considerate che l'anno scorso quando c'è stata l'alluvione a Varazze e a Sestri, non eravamo in allerta massima, ma eravamo in allerta 1. Lei parlava di possibilità di monitorare, seppur magari non con un larghissimo anticipo, ma con un anticipo sufficiente a evitare i danni peggiori, che poi sono quelli alle vite umane, questo sarebbe possibile. Secondo noi assolutamente sì. Voi ci fate sempre i complimenti per quanto riguarda l'aspetto previsionale. In realtà uno dei compiti più importanti della nostra associazione è proprio quella del monitoraggio ambientale. Noi ci siamo dotati fino ad oggi di una settantina di stazioni meteo che sfornano dati in tempo reale ogni minuto all'interno della nostra rete. Sono dati sicuramente non validati, quindi da un punto di vista concettualmente legale, non utilizzabili, non so come dire, Allora, però scusi, che danno Saffioti. l'idea dell'entità del fenomeno in corso. Lei Quindi consideri ho dei consulenti, sento, più persone sento e meglio è se sono affidabili a monte e poi prendo le decisioni legali. Andiamo avanti, ecco, questo per far capire che cosa. Funziona esattamente così, più strumentazioni Certo. abbiamo a disposizione. Lei consideri che la protezione civile in Liguria conta almeno 150 stazioni di rilevamento sparse nel territorio regionale e ultimamente il Comune di Genova, perché questo non lo sa nessuno, ma il Comune di Genova ultimamente si è dotato di circa 24 stazioni di Sì. rilevamento, né più né meno esattamente come le nostre, che però sono visualizzabili solo agli addetti ai lavori. Quindi la nostra esortazione è ovviamente quella di unire più forze possibili ed è quella di utilizzare tutte le risorse che associazioni di volontariato, istituzioni, addetti ai lavori, protezione civile e quant'altro possono mettere in campo per evitare che succedano queste tragedie. Ecco, Il mi faccia un po' disastro. capire poi cosa saltava fuori dalle vostre valutazioni non ufficiali. Ecco, uso questo Ecco, termine così chi mi vuol capire mi capisce. guardi, nelle nostre valutazioni non ufficiali, purtroppo noi siamo riusciti a monitorare l'evento grazie soprattutto a una stazione che è rimasta in piedi ed è rimasta accesa praticamente fino alla fine dell'evento, che è quella di Genova Questi, che ha misurato a fine evento 550 mm di pioggia. Mi faccia capire, io non so apprezzarlo, ci faccia capire cosa vuol dire questo dato per me. Beh, è la stessa quantità di pioggia che è caduta la settimana prima, ad esempio a Brugnato. Sì, ecco, non È me lo. una quantità di pioggia addirittura superiore a quella che è caduta a Sestri il 4 ottobre del 2010. Quindi la caduta è importante, Assolutamente assolutamente importante. importante. Però allora. C'è da tenere conto che nel nostro forum, dove noi raccogliamo tutte le segnalazioni dei cittadini e non solo degli associati Certo. della nostra struttura. Quel giorno lì abbiamo raccolto oltre 1.000 segnalazioni in tempo reale e già alle 10.40, come ho scritto questa mattina all'interno del nostro sito,
c'è stato un vero e proprio grido d'allarme, perché alcuni abitanti dei quartieri di San Fruttuoso avevano già notato uno scorrere d'acqua lungo le strade sinistrosamente purtroppo marrone, segno che l'acqua stava trascinando già a quell'ora della terra lungo le strade. Allora, non per fare i contabili cinici della morte, questo discorso qua salta fuori 10.30, 10.40? 10.41. Ecco, facciamo le 11 così perlomeno, proprio quando magari uno ha delle certezze piene, no? Ora, senza fare i contabili. In quel momento la stazione di Genova Tuzzi aveva registrato 160 mm di pioggia. Il che uno, insomma, avvertito dice allarme, magari lo vedo io, non mi riesco a rendere conto, ma insomma, chissà può rendersi conto di che situazione era. Un'ora dopo... Un'ora e un quarto dopo, ai 17, succede quello che succede. C'era, a voler essere proprio così stretti, un'ora abbondante. No. Guardi, il dato era preoccupante non tanto perché vissuto, diciamo, in maniera, come dire, asfittica rispetto a tutto quello che stava succedendo intorno. Il problema era di un radar delle precipitazioni, quello che ci dà a disposizione su internet l'ARPAL, in cui si vedeva chiaramente l'esistenza di un temporale autorigenerante concettualmente bloccato all'interno delle valli del Fereggiano e della Val Bisagno. Quindi questi due dati qua incrociati, cioè il radar che segnalava le precipitazioni concettualmente bloccate in un'area ben precisa e ristretta, e i dati della stazione meteo di cui noi disponiamo, e che ci tengo a ribadirlo, è una stazione amatoriale, quindi con dati assolutamente non ufficiali, non validati. No, ma guardi, mi sembra che la premessa l'abbiamo fatta, però voglio dire, insomma, se uno vuole raccogliere i dati del tempo, nessuno glielo può proibire. Poi, se io vedo che i dati che ha raccolto e sono validi, in qualche maniera ne devo tenere conto. Poi, ripeto, perché sennò si vince per fare della demagogia, e noi qui non la vogliamo fare perché non ci piace più parlare con i tecnici, e lo stiamo facendo in questo momento, anche ci piacciono poi i tecnici, ci mettono il cuore, però quello è un altro discorso. Poi, insomma, sulla base di queste valutazioni, chi doveva, se abbiamo le stesse carte in mano e giochiamo la stessa partita, dovremmo arrivare alle stesse conclusioni. Quindi i casi sono due: o chi doveva giocare la partita non aveva queste carte in mano, oppure le aveva e non le ha sapute leggere. E se magari si avesse un più ampio, un'ampia partecipazione, si attivasse una più ampia partecipazione, forse chi deve prendere le decisioni dal punto di vista tecnico sarebbe maggiormente favorito, se lo vuole essere. Mi permetto di aggiungere una cosa: secondo me mancano concettualmente le predisposizioni sul territorio per organizzare e quelli che sono gli interventi lampo che devono essere sicuramente messi in piedi in... Ma no, Saffiotti ha ragione, ma no, ma mancano... Volevo precisare questo, è vero, e ha ragione lei a dire che mancano concettualmente, ma mancano concettualmente appunto perché non c'è questo tipo di cultura, cioè non c'è la cultura di dire al limite un'ora e si possono fare delle cose ben determinate, poche? Sicuramente. Ma alcune cose importanti, non si faranno cose che tanto al quintale, ma lasciatemi dire, se si fosse già riusciti a non cambiare niente, siamo in chiusura, Sofia, non si fosse riusciti a non cambiare nulla, ma salvare 6 persone e il resto i danni, perché non si possono spostare le case, assolutamente. Eravamo qua a essere contenti. Impariamo dagli americani e dai giapponesi che hanno le sirene per le strade. Io la ringrazio, Saffiotti, perché lei è un tecnico che ci mette il cuore. Grazie. Grazie. Allora, insomma, a noi piace fare così. Se dobbiamo fare la polemica, però la facciamo con dei dati alla mano, con dei dati precisi. È quello che ci ha dato Saffiotti e ci torneremo a meditare in cima a partire dal nostro telegiornale in onda sul canale 114 Telecity. Se a fine mese un po' ti senti giù, tra gli anni e i conti che non tornano.